Ok, allora sì, volevo ringraziare appunto il programma su Bamba per avermi dato l'opportunità. Il talk sarà su GitLab JS, che è un build system. In realtà a me piace definirlo più un framework per costruire il build system, poi vedremo anche perché. Sono Paolo Carmin, del 92, quindi anche abbastanza giovane, lavoro da 4 anni però, perché appena ho finito le superiori ho cominciato, sempre fatto il front-end developer, un po' il grafico, e da un mese a questa parte sono, ho aperto la partita IVA, mi sono messo in proprio, ho collaborato con Ermedia, una società che vi pago, non so se la conoscete, fino al mese scorso, e collaboro ancora, però adesso ho deciso di intraprendere questo percorso. Bene, Gulp. Come ho detto, è principalmente usato per costruire il build system, poi ovviamente dalle creatività di noi sviluppatori possiamo utilizzarlo in altre maniere, però la cosa che mi ci tengo a specificare è che intanto in questo talk cercherò di paragonarlo a Grant, che è diciamo il più quello che ha dato voce ai build system scritti in Node. E quindi lo parlerò a lui, però dicendo anche cercando di farvi capire che è molto più semplice perché ha poche funzioni e ci permette di fare le cose velocemente rispetto appunto a Grant, che appunto ha una costruzione più diffusa. Quindi facciamo partire subito il Flame, che è una versione di Grant. Utilizzandolo, diciamo che sono difetti che appunto li ho provati io, però ovviamente dipendono dalle situazioni, da mille casi. Il primo è che il plugin che utilizziamo intanto è molto incentrato con dei plugin, non so se avete mai utilizzato. Comunque in generale i plugin che utilizzi sono molto più grandi e sono dipendenti da Grant, non possono essere utilizzati al di fuori se non con Grant. E quindi diventa molto più difficile cercare di costruire qualcosa di personale. I plugin arrivano a fare anche cose che non dovrebbero fare, come ad esempio il test, o altre cose che magari appunto per la loro propensione ad essere sempre più grandi. E nei plugin posso solo cambiare dei settaggi, ma non posso obiettivamente scrivere la mia procedura per utilizzarli. Quindi diciamo che è un approccio di tipo configurativo, ecco. Ok, sì, appunto, quello che volevo dire è che sono dei difetti che io ho trovato, ma che obiettivamente sono delle cose che magari in altre situazioni potrebbero andare bene per altre persone, quindi più che difetti sono le differenze, se vogliamo, con Grant, appunto. Ok. Gulp, dalla mia esperienza, ho visto che ha due vantaggi principali, non solo rispetto a Grant, ma in generale come build system. Li ho cercati di differenziare in quello che è un vantaggio tecnico per la sua struttura e in quello che poi è il suo vantaggio non tecnico, che vedremo è quello che poi ci porta, il modo in cui ci porta a lavorare. Nel vantaggio tecnico, principalmente è che viene anche denominato il streaming build system, perché utilizza gli stream di Node.js, che sono dei flussi di lati, riassunto velocemente, e ci permette quindi di modificare i file tenendoli salvati nella memoria del programma che stiamo scrivendo, e quindi senza mai andarli a riprendere da tre vari plugin. Questo si va a tradurre poi nella cosa più principale, la cosa principale, che è proprio il concetto, il flowchart che Gap utilizza quando noi facciamo la sua build system. Quindi vi chiedo un attimo di visualizzare con tutti voi quello che è normalmente un build system: prende un file, lo modifichi, cioè il build system lo modifica e poi lo riscrive all'interno del file system. Almeno conoscete Christopher Nolan, immagino che sia una cosa del genere, insomma, prendo semplice. Mentre quello che senza usare gli stream dovremmo fare sarebbe che passando da un passaggio all'altro dovremmo sempre riscrivere il file all'interno del file system per poi riprenderlo, rimodificarlo nel prossimo passaggio di continuo, che è quello che per esempio fa Gantt, che non avendo gli stream sono stati annunciati nella prossima release, però fino ad oggi non sono ancora presenti, quindi diciamo che
è molto più, più complesso. Ok, facendo degli esempi pratici, questo è quello che questo è un grand file, quindi un file di configurazione per il nostro grid system. È molto semplice, prende dei file SSS all'interno di una cartella, li compila, possiamo vedere un'infrastruttura che qui scatta con il mouse, vengono caricati dei break-even che con load npm task, che poi verranno runnati a seconda del task che noi abbiamo registrato. In questo caso il task di default, che è quello che noi runniamo con la console quando premiamo semplicemente grant, e le sue dipendenze, il task watch, che è il task che continua a guardare i file che vengono modificati. Quindi quando un file verrà modificato, lui semplicemente andrà a eseguire i task che abbiamo specificato sotto, il task SAS e il task autoprefixer. Ok, nell'esempio, quindi lui fa esattamente questa cosa qua, prende due task, vediamo che appunto io ho modificato il file, eseguo le due cose e in 4 secondi ha compilato. Nell'esempio che ho utilizzato, prendevo la base di Bootstrap con sopra delle ulteriori modifiche, che era un gestionale abbastanza pesante, quindi in realtà i tempi erano dilatati anche per quello, però generalmente sì, appunto. Per dirlo come scala, perché poi nell'esempio di con gulp i file CSS sono gli stessi. Quello che si può vedere esattamente dal gulp file che ho messo qui è che fa esattamente la stessa cosa. Possiamo già vedere che appunto, il codice scritto è minore, che può essere, cioè, magari è già apprezzato come cosa. Essenzialmente fa le stesse cose, perché se guardiamo cambia la sintassi, però registriamo il task di default, che è quello che verrà runnato quando scriveremo la console gulp, e all'interno gli specifichiamo di guardare una directory e di eseguire determinati task quando quei file vengono modificati. Specifichiamo il task, descriviamo il task SAS, dove noi diciamo appunto di creare una stream, che è quella che viene specificata, che sarà quella che viene ritornata proprio dal nostro task, e di eseguire in cascata tutte le varie modifiche. Ok, questo è in pratica la stessa cosa che faceva Grant, solo che la funzione task qui ritorna proprio una stream, e quindi va proprio a lavorare sulla stream di Node, e quindi non riscrive ogni volta sul file system le varie cose. Nello specifico si trasforma in una differenza di prestazione molto più notevole, perché appunto c'è tutto il sistema che è migliore. Riassumendo, quello che ha fatto è grant di runnare task SAS, runnare task autoprefixer, e dopo aver preso i file dalla cartella temporale. Quello che invece ha fatto gulp è tenendo la stream appunto sempre la stessa stream, e ha modificato la stream secondo le necessità che gli abbiamo scritto. Ok, con questo però ci tengo anche a precisare una cosa. Grant, gulp ha reso che era Grant obsoleto? Secondo me no, perché è diverso, è strutturato in maniera, se vogliamo, utilizzando delle tecnologie migliori, però si sentiva la necessità di un qualcosa di diverso da Grant, ma non era necessariamente qualcosa di migliore, perché dobbiamo comunque scrivere qualcosa noi, nel senso che è codice, possiamo benissimo trovare i file online, però generalmente stiamo scrivendo del JavaScript rispetto all'approccio configurativo di Grant, che è molto più simile a un JSON, e quindi magari qualcuno può trovarlo anche più semplice all'inizio Grant. Ecco. Quindi, e anche soprattutto, non è che salvando 2 secondi ogni salvataggio di compilazione ti cambia l'intera struttura del progetto. Ecco, un po' questo discorso. E un altro vantaggio tecnico di gulp è che quando effettivamente noi, come abbiamo visto prima nell'esempio, dopo lo vedremo anche specificamente per ogni funzione, stiamo scrivendo del JavaScript quando noi scriviamo il nostro file di configurazione. Questo poi si tradurrà anche in quello che secondo me è un vantaggio non tecnico. E un'ulteriore cosa è che, essendo che stiamo scrivendo JavaScript, i plugin che utilizziamo e che vanno a modificare le varie stream sono effettivamente dei pacchetti di npm che fanno solo una cosa, sono molto più leggeri,
e soprattutto possono essere anche utilizzati senza gulp, per forza, gulp non fa altro che eseguirli quando noi diciamo di farlo, ma non sono dipendenti da gulp, rispetto a quelli di Grant che devono per forza essere configurati secondo quello che Grant, secondo le specifiche di Grant. Ok, proprio per ritornare al fatto che gulp è semplice, volevo farvi vedere che in realtà perché l'ho chiamato prima framework, perché le funzioni principali sono quattro, si possono configurare in maniera diversa, però principalmente con queste riusciamo benissimo a utilizzarlo a un 80-90%, seguendo poi, cioè anche ingrandendo dopo. La prima funzione è la funzione che registra il task, quindi è quella che abbiamo visto prima che avevo registrato il task di default. Comunque è quella in fondo, gulp task default, dove passiamo come parametro dei termini il nome del task all'inizio, le dipendenze come secondo task oppure la funzione da eseguire. Nell'esempio, per esempio, faccio col task di default eseguiamo sempre il task, anche il task box, e all'interno potremmo specificarci qualcos'altro ulteriormente. Invece nel task box eseguiamo semplicemente la funzione. La seconda funzione, che è uguale a quella di Grant, che tutti i system mettono perché è abbastanza importante, è quella di Google Watch, dove viene specificata come primo parametro la path che Google deve guardare e come secondo i task da runnare quando appunto questa path viene toccata, viene modificata. La terza funzione che è un po' la cosa che lo fa differenziare di più da Grant, perché è quella che effettivamente genera uno stream, che è quello di cui parlavamo prima. Possiamo vedere nell'esempio che è diverso da quello che ho scritto prima, perché appunto prima, non so se avete fatto attenzione, c'è la return di SAS, perché SAS di per sé ritorna una stream e poi andavamo a modificare con la funzione .byte. Comunque in generale gulp src non fa altro che andare a prendere un file o a seconda di quello in cui dobbiamo utilizzare una serie di file e creare una stream con il quale poi dopo si aspetterà con la funzione .pipe, che non è una funzione di gulp, ma è una funzione di Node.js che permette di andare a eseguire in cascata delle cose sulle stream, di appunto modificare continuamente la nostra stream fino alla fine con la funzione gulp.dest, che andrà a specificare all'interno dell'ultimo byte, che non fa altro che prendere la stream e salvarla sul nostro file system. Basta, questo era un attimo le funzioni principali. E appunto, sapete usare assieme a seguirmi, sapete usare gulp, perché queste sono le cose fondamentali del system, diciamo. E soprattutto state programmando, nel senso che avete scritto del JavaScript, avete detto voi al programma quando eseguirlo, in che modo, in che ordine, avete pieno controllo su quello che avete scritto. Se avete mezz'ora e volete diventare di pro, potete leggervi la documentazione di Google, che è veramente bellissima, non è niente più complesso, e andare a vedere un attimo i parametri o altre cose che possono essere interessanti. Ok, passiamo a quello che è poi in realtà il vantaggio non tecnico, che si basa appunto su due caratteristiche che abbiamo visto prima, che sono più tecniche, che sono quelli di utilizzare plugin che non sono fatti per stare solo su gulp, e ha un approccio appunto programmatico. Quando noi andiamo a configurarlo non stiamo configurando qualcosa, stiamo effettivamente scrivendo qualcosa, stiamo creando qualcosa di nostro. Ok, questo ci permette, la premessa era che essendo io un front-end developer mi è diventato veramente interessante gulp per questo, perché potevo andare a programmare quello che era tutto il mio lavoro, e questo genera un sacco di cose, come appunto il fatto di essere considerato come un developer, perché capita molto spesso, non so quanti front-end developer ci sono in stanza. Perfetto, bellissimo. No, che appunto cambia molto spesso, non so, quindi siete tantissimi avversari, diciamo,
che il lavoro del front-end developer viene classificato come un po' più semplice rispetto al lavoro del back-end o comunque di programmazione diversi. E questo anche perché non siamo solamente developer, ma risolviamo problemi che un developer di solito non approccia, come i bug grafici, le dimenticanze grafiche del designer, perché magari si è dimenticato qualcosa, eccetera, e dobbiamo andare ad implementarlo. Quindi la nostra strutturazione è sì che scriviamo dei codice, però anche è riversato poi su quello che è l'utente finale, quindi un approccio comunque un po' più grafico, ecco. Questo però non ci toglie il fatto che comunque scrivendo del codice abbiamo le stesse necessità che hanno gli altri. Cos'è che fa di noi dei developer però? Ho cercato di riassumerlo, però è un po' limitante questi tre step, perché ovviamente si potrebbe parlare per ore di chi è un developer e di cosa fa, però li ho riassunti anche per arrivare al mio punto. Diciamo che i lavori complessi, appunto perché magari il front-end developer viene magari classificato come qualcosa che qualcuno fa il sitarello oppure qualcosa di molto più semplice, però abbiamo visto che con le nuove strutture si possono arrivare a creare delle applicazioni in qualsiasi maniera, scrivendo solo HTML, CSS e JavaScript, molto più complesse di quello che è il semplice sito che fino a 2 anni fa si faceva. E la responsabilità, nel senso che abbiamo anche noi, mentre un DBA o un backend developer deve costruire un'architettura molto complessa e ha delle responsabilità perché vanno a toccare dei dati, un front-end developer ha la responsabilità che magari, per esempio, si può dimenticare con qualche errore stupido magari si dimentica il checkout all'interno, il bottone che fa la contact al checkout del carrello, e abbiamo comunque perso tutti i possibili clienti, per esempio. Quindi anche noi abbiamo una grande fetta di responsabilità. La qualità del lavoro, nel senso che come viene specificato molte volte, che il lavoro deve essere scalabile, deve essere facilmente modificabile, e anche tutte le battute che si fanno sul CSS, che più lo si tocca più diventa poi difficile da gestire, sono delle cose che sì, è vero, però se appunto ci fossero degli standard, seguissero gli stessi standard che si seguono sugli altri linguaggi, sarebbe poi più facile andare a modificarlo in futuro, insomma. Quindi il nostro lavoro, se seguendo questi tre punti qua, merita e soprattutto necessita di un build system sempre di più, e questo ci porta appunto ad esplorare quelli che sono i mondi e i servizi che ci vengono offerti. Vulp, quindi, anche questo secondo me va visto come un servizio, quindi come un framework che ci viene offerto per costruire qualcosa di nostro, non un build system fisso che deve essere quello con le sue regole. Cioè abbiamo noi finalmente l'opportunità di crearci il nostro environment, il nostro ambiente di sviluppo e personalizzarselo man mano, a seconda del tipo che dobbiamo fare, a seconda del modo in cui ci piace lavorare. E questo secondo me è un vantaggio grande, perché fino a l'anno scorso non potevamo farlo. Potevamo farlo, ma in maniera molto più complessa, non era così facile accedere a un servizio del genere. Ok, quando pensare a costruire un build system, nel senso che pensando ai progetti all'inizio e volendo costruire dall'inizio il mio build system, ho visto che incominciavo a ragionare, a risolvere dei problemi che erano quelli relativi ad ogni approccio informatico che hai, quindi pensi ai problemi futuri che possono verificarsi e a come quello che sto scrivendo può servire ai miei colleghi o comunque a chi fa la parte del progetto. E questo quindi è un ulteriore vantaggio, perché va a dare un'ulteriore responsabilità al front-end developer, perché può costruire il suo ambiente pensando che sia qualcosa di più strutturato, di più solido del semplice HTML, diciamo, che con cui viene ancora. Quindi non c'è un modo giusto per costruire un build system, perché appunto ci saranno sempre progetti diversi, ci saranno sempre
mille modi di fare la stessa cosa, e di questi mille nessuno sarà quello ottimale per la situazione, e anche questo è un ulteriore passaggio che ci trasforma in developer, perché abbiamo la piena libertà delle cose, mentre appunto con per tornare sempre a Gantt siamo limitati da quello che è il sistema che ci è definito. Ecco. Quindi in ultima, Gulp ha allontanato, secondo me, o sta cercando di fare, il front-end developer dai classici ragazzi che fanno il sito. Quindi appunto, come dicevo prima, l'etichetta classica del front-end. Però non dalle ragazze, perché appunto è figo, nel senso che è uno strumento che finalmente può aprire argomenti di discussione con developer molto più esperti che hanno approcciato questi problemi da molto più tempo rispetto ai front-end developer. Ecco, questo era un po' il vantaggio non tecnico. L'ultima slide è dedicata invece a chi vuole fare il passo successivo, che è un po' più per quelli che vogliono costruire il system con Node, e quindi che è quello di non usare Gulp. Perché? Perché Gulp, essendo un framework ed avendo solo quel pacco di funzioni che ti dà a disposizione, ti dà l'opportunità di capire molto di più com'è costruito un build system, e quindi anche di non usarlo e quindi utilizzare semplicemente npm con i plugin che hai usato fino a ieri con Gulp, farli girare su un tuo build system che decidi di crearti. C'è un bellissimo articolo che ti approccia all'utilizzo alla creazione di un build system senza Gulp, e se volete leggerlo lo consiglio, insomma. Grazie. Quanto è forte con la parallelizzazione del lavoro? Dipende. Quanto è che uno strumento diventa... Cioè, nel senso che, per esempio, una cosa che piace molto fare a me è cercare sempre di non renderlo una regola fissa all'utilizzo di Gulp. Nel senso che dare comunque l'opportunità a colui che lavora di pensare a una soluzione ancora più personale, quindi... No, forse per intesa la domanda, è molto più tecnica. Si possono parallelizzare i task? Sì. Se con Gulp lo trovo abbastanza fastidioso. Chiaro. No, sono sempre sequenziali tra di loro, cioè... Sì, non è strutturato per la parallelizzazione in quella maniera lì. No, no. Ok, non avevo capito fosse così tecnica, pensavo più di sviluppo. Sì. Mm. Sì, parlare di webpack. Hai visto parlare di webpack? No, sì, ci sono altri di framework di gestione come Branch di Vimeo, che anche qui stanno fuori, che in realtà poi è molto simile perché cambia la sintassi, però in realtà lavora sempre sugli stream di Node, e quindi diciamo che è molto, molto simile, è molto più simile a Gulp che a Gantt. Ok, ci sono altre domande? Una curiosità, Gantt e Gulp li utilizzate principalmente per la parte Compass CSS o anche per la parte JavaScript, ad esempio la minificazione o l'apprendimento dei metodi? No, questa è una cosa interessante, anche perché dagli esempi sembrava che facessi solo quelle cose là. In realtà, appunto, sì, io per esempio lo utilizzo per moltissime cose, anche per la stessa pubblicazione. Non so se conoscete Rsync, che è appunto un pacchetto di Node che praticamente di configurare il Gulp in maniera tale da lanciare un task di andare a fare l'upload o in diverse maniere della tua soluzione. Poi, per esempio, la minificazione JavaScript usata insieme a Bower può essere è ottimo per l'installazione di dipendenze.
ci sono, sì, ci sono mille modi, anche, anche perché poi comunque tu stai scrivendo The JavaKit all'interno di Node.js, puoi fare mille cose, puoi anche connetterti te stesso in SSH per andare sul server e scrivere il codice di comando direttamente da, dalla sua... Quindi in realtà sì, puoi, puoi utilizzarlo anche per fare solo compilare la CSS, però non hai limiti, cioè il limite è quello che decidi tu di fare alla fine. Quindi utilizzarlo secondo quello che sono le tue esigenze. Un'altra cosa, per esempio, che ti permette di fare è decidere te quando, quando per esempio, non so se conoscete JSINTR, che è un validatore del tuo codice JavaScript, JSINTR, che è un altro. E in pratica, appunto, generalmente viene eseguito per esempio al task watch, quindi ogni volta che salvi il file lui va a controllare che tutto quello che è scritto è giusto. A me personalmente piace farlo girare solo alla fine, quindi sviluppo e prima di pubblicare lo lancio di controllo di se ci sono gli errori. Anche questo è un modo per personalizzare il tuo build system a seconda di come lo preferisci. Quindi veramente i limiti, no, diciamo, non ci sono limiti di questo punto. Io consiglio per veramente tutto quello che è lo sviluppo. Al lavoro da noi lo utilizzano anche per fare il controllo su JTP, perché ci sono dei task che c'è di utilizzare che lo fanno, quindi si può usare anche per quello. Cioè, mi è collegato in un ambiente di quality o sviluppo, non so, una specie di continuous. Cioè, io sviluppo un run che crea tutto un nuovo processo interessante. No, di continuous integration no, però sì, in realtà diciamo che per esempio, appunto, generalmente quando lavoro creo un task che si chiama group serve, sì. Lo creo, ti creo un server locale da te per sviluppare e poi dopo ti crea la cartella di test, che poi è quella che poi va a pubblicare qui, diciamo, e quindi ti gestisci quella parte lì, però qualcosa di più complesso di continuous integration non ho ancora avuto l'opportunità di sviluppare. Però sì, è interessante, mi piacerebbe avere l'opportunità, perché penso che sarebbe abbastanza, cioè, si può fare. Bello, così. Bene? Domande? Grazie. Allora, ciao a tutti, sono Stefano Ceschi Berlini, questo è il mio terzo podcast e molto bello tra l'altro vedere qualche faccia all'università, veramente interessante. E ringrazio Giulio per l'organizzazione, un applauso Giulio. Ecco, quest'oggi vi parlerò di un framework, cioè, di libreria JavaScript che sta avendo molto, molto hype e anche molto successo, che si chiama React. E vabbè, prima una breve introduzione su chi sono. Sviluppo software, attualmente sono uno sviluppatore software da una decina d'anni, e assieme a Pioz, che è lì, e a Davide, che non c'è. E siamo parte di un gruppo che si chiama di sviluppo per un'applicazione che si chiama TerraPublic. Andate a guardare, che è molto interessante. E un piccolo disclaimer: non sono un esperto React, sono solo uno a cui piace molto JavaScript e mi piace molto React per come vedremo poi, per come è progettato e per come è fatto. Ci vedete. Allora, una prima cosa che volevo dire è che questo tweet che ha fatto ieri Ryan Florence, e mi sono dimenticato, alzi la mano chi conosce JavaScript, conosce parentesi, lo usa in production e scrive codice per production, ok, perfetto, e conosce React, anche solo per sentito dire, ok, e chi è che ha mai usato React, l'ultima? Ultimissima, chi ha mai usato Mutools? No, bellissimo, grandi. Un applauso per Mutools. Allora, questo rispecchia un po' quella che è stata la mia carriera di sviluppatore JavaScript. La parte più bella di React, ok,
okay? È che noi non usiamo un DSL del linguaggio JavaScript, non usiamo JavaScript, ok? E quando se usavate Mutus, usavate effettivamente JavaScript, ok? Mutus era un'estensione che vi permetteva di rendere un po' più bello JavaScript. E così si fa React, che è una libreria JavaScript per lo sviluppo delle interfacce utenti. Okay. Un po' di storia, è stata creata, se non lo sapete, nel 2011 da Facebook. Facebook allora aveva un approccio allo sviluppo JavaScript MVC. E sappiamo benissimo quando ha preso piede lo sviluppo MVC lato JavaScript. E dopo che è iniziato appunto questo sviluppo MVC, mi sono resi conto che sviluppare in quel modo per l'interfaccia web complessa diventava molto complesso da mantenere il codice e da portarci modifiche, da mantenere e da trovare bug, quindi era molto propenso ai bug. Quindi cosa hanno detto? Hanno tentato di sviluppare questa nuova libreria che astraeva dall'MVC solo la parte relativa alla vista, ok? Quindi React, tra l'altro, parentesi, è il 17° repository di popolarità riguardo JavaScript su GitHub ed è in continua crescita, ci sono un sacco di contributors ed è stato percepito molto bene dalla community JavaScript. E hanno appunto voluto astrarre dal path MVC la parte, diciamo, della vista, ok? Quindi quello che effettivamente l'utente vede. Io sviluppo quello che l'utente vede. E mi preoccupo di sviluppare solo la parte V. I modelli e i controller in React, togliete via dalla testa, non esistono. Quando è che ha acquisito Instagram e Facebook, se vi ricordate? 2012-2013. Ecco. Quando ho acquisito Instagram, il primo progetto che hanno voluto fare assieme era quello di rendere Instagram disponibile sul web, ok? Quindi cosa hanno fatto quelli di Instagram? Hanno detto, abbiamo a disposizione questo framework, questa libreria, utilizziamola per sviluppare la web view di Instagram. Quindi cosa hanno fatto? Sono uniti al team di sviluppo di Facebook e hanno sviluppato l'app Instagram totalmente in React. E dopo che hanno iniziato a svilupparla hanno anche deciso di renderlo open source, quindi dall'inizio del 2013 è venuto fuori effettivamente la possibilità di sviluppare il React. Cosa fa React? Cosa dà la possibilità di fare lo sviluppatore? Quando i dati cambiano, okay, quando la nostra vista ha dei determinati dati e questi dati cambiano, automaticamente mi renderizza la nuova interfaccia e resta aggiornata riguardo ai dati che sono cambiati. E questo lo vedremo nel corso della presentazione. E esempi, vi faccio un attimo, vi apro un attimo un browser per farvi vedere. Allora, apro una pagina Instagram. Vediamo se si vede. Allora, aprendo una pagina Instagram, qua c'è la possibilità di installare sulla console la parte relativa React. La parte relativa React che fa vedere il virtual DOM che crea React, che dopo vedremo nel dettaglio. Qui abbiamo la possibilità appunto di, ad esempio, se faccio inspect element, di vedere come è creato quell'elemento nel DOM, ok? E come è creato nel DOM tra virgolette virtuale, ok? In React. Stessa cosa per Facebook, quindi sono esempi di prodotti in produzione abbastanza pesanti, ok? Ad esempio, se io vado a ispezionare un elemento a caso, tra l'altro i commenti sono il primo componente in Facebook che è stato sviluppato con React. Vedete qui, ho la possibilità di... Vabbè, buonanotte. Vediamo se carica. Ottimo. Se cambio qua. Non apro più il browser. Ok. Connection lost. Ottimo. Ok.
Ok, come potete vedere da qua, non si nota, andate in una pagina a caso Facebook e fate, selezionate tutti gli elementi che hanno dato React ID, ok, che sono gli elementi che sono sul DOM messi da React, e vedrete numeri abbastanza grandi, nel senso che Facebook sta, tutte le feature nuove che sta facendo le sta sviluppando in React, ok? Quindi tutte le pagine Facebook che visitate dove fate questo tentativo qua, vedrete che i numeri dei nodi React saliranno sempre di più nel corso del tempo. Dato per fare una carrellata di aziende che utilizzano React in produzione, di aziende abbastanza conosciute, insomma c'è un elenco nella pagina loro di React su GitHub, però alcune di queste sono queste qua. E tra l'altro anche il nuovo client web di WhatsApp è scritto in React. Allora, ho deciso di farvi dimostrarvi di cosa parla React, tirando fuori tre chiavi. Okay, tre chiavi di base, i componenti, il virtual DOM e il one way data binding, che vedremo successivamente cos'è. Allora, innanzitutto quando si pensa allo sviluppo di React non si deve assolutamente pensare al DOM, okay? Noi, chi ha sviluppato JavaScript, Modules, jQuery, eccetera, sa che prima o poi avrà a che fare con il DOM, okay? Togliere nodi, modificare il nodo, cambiare gli attributi al nodo. Ecco, in React questa cosa non esisterà più, ok? E dopo vedremo anche perché, grazie a questo virtual DOM che vi spiegherò cos'è. Quindi, tutto in React, ogni elemento in React è un componente, ok? Sappiamo benissimo che nel corso di ingegneria del software, per chi l'ha fatto, che più si hanno componenti che sono low coupling, che non hanno niente a che vedere con loro, meglio è per lo sviluppo, per la scalabilità, per la manutenibilità del codice. E in React ogni cosa che vedete, ogni cosa che volete fare a che fare è un componente. E anche gli elementi HTML, che non sono reali ma che sono virtuali. Inoltre, altra chiave fondamentale è che un componente, ok, può essere padre di determinati componenti figli. Altra cosa, un componente React, è una classe React, può prendere in input dei dati, ok? Può avere uno stato, e su questo componente si possono definire dei metodi e si può renderizzare un albero di funzioni, ok? Se leggete sotto, in pratica quando noi facciamo il render di un componente, ok? Stiamo solo invocando una funzione. Ricordatevi che per ogni componente che verrà definito tramite React, il metodo render è obbligatorio, ok? Ogni componente deve renderizzare qualcosa. Qui è l'esempio che avevo aperto prima sul browser, e per farvi un esempio, quando andate a cercare sulla barra di Facebook, ok? La barra di ricerca, quello è un componente React, ok? Se volete andare, non so, a vedere un determinato componente nella vostra applicazione ed avete la console aperta di Chrome, avete la possibilità di visualizzare l'albero che ha costruito React. Ok, vediamo un attimo di codice, non so, si vede? Vedete? Sì. Ok. Lì. Oh. Beh, metto zoom un po' se mi dite poi che non riuscite a vedere. Allora, come si costruisce un componente React? Allora, ci sono due tecniche per utilizzare React, prima di tutto. La prima è utilizzare una sintassi, uno zucchero sintattico sopra JavaScript che si chiama JSX, che permette di rappresentare i nodi, ok? I nodi che poi andranno nel DOM, tramite XML, like, ok? Quindi in questo modo qua apro il tag, inserisco determinati elementi, chiudo il tag, ok? Questo modo di scrivere JSX come si trasforma? Viene compilato in JavaScript, ok? In modo che sia ovviamente leggibile dal browser, e viene invocata, come vi dicevo prima, quando renderizzo un nodo viene invocata una funzione, quindi React, int, element, div, eccetera, eccetera, ok? Quando voglio renderizzare, ok, su un determinato nodo oppure sul body o dove volete un componente React, React.render il componente e il nodo del DOM, ok?
Quindi prendo il nodo, main, si chiama main, e renderizzo il componente hello world. Okay. Il componente hello world cosa ha? Quando renderizza ha un div che contiene hello world e un dato che gli ho passato. Okay? Semplicissimo. Come dicevo prima, JSX è un sì, appunto un oggetto sintattico sopra al JavaScript che permette di definire in maniera molto semplice gli elementi HTML come siamo abituati a definire all'interno dell'HTML. Un'altra parte fondamentale dei componenti, oltre al appunto al JSX, sono le proprietà, ok? I dati del componente. E immaginatevi le proprietà come le opzioni, la configurazione del componente, ok? Se pensate, allora, altra cosa fondamentale è che le proprietà e le opzioni di configurazione dei componenti sono immutable, ok? Una volta che un componente ha una proprietà, quella proprietà rimane sempre uguale, ok? Questo. Se pensate che quando state sviluppando un componente React una proprietà possa cambiare nel tempo, quella non è più una proprietà ma uno stato del componente o di un suo padre. E adesso vedremo anche questo. Proprietà. Allora, come abbiamo detto prima, creiamo una classe React, ok? Si chiama box. E all'interno della funzione render, ok, facciamo determinate operazioni che adesso vediamo. È finito o ancora? No. Quando vado a renderizzare quel box all'interno del body, ok, ci passo un titolo e una lista di items, ok? Questo titolo e questa lista sono le proprietà del mio componente React, ok? Vado a crearmi okay, una lista di elementi LI, cosa faccio? Faccio il map sull'array, ok? Se non seguite bene, eccetera, eccetera, ricordatevi che dopo me lo chiedete, ve lo spiego meglio anche a cena, quindi vado avanti abbastanza spedito. Faccio un map dell'array e ritorno un div per ogni item, dopo vado qui, creo un div, creo il titolo, ok? Creo un titolo e faccio la lista, ok? Fine. Invece di stati, ok? Quando si parla di stati? Quando pensate che un dato all'interno della mia interfaccia cambi perché l'utente clicca un bottone, perché l'utente scrive qualcosa, perché l'utente preme un tasto della tastiera speciale, eccetera, eccetera. Come faccio a dire al componente, ok, rifammi il render? Vado a dirgli al componente, cambiami il tuo stato interno, ok? Lo stato di un componente opzionale non è molto semplice da capire all'inizio, poi vedremo comunque, e dovete cercare di evitare di utilizzarlo. Se vedete che un componente cambia spesso un determinato dato al suo interno, ok, quello può far parte dello stato, altrimenti non è uno stato, è una proprietà. Ok? Component state, prendiamo il componente che abbiamo fatto prima, ok, il componente box, ci aggiungiamo un get initial state che serve al componente per sapere, ok, il tipo di stato e quale è il componente quando deve renderizzare, ok. Ad esempio, un esempio, ok, di un componente che ha uno stato. Un componente che ha uno stato, ad esempio, è il box che ha dei dettagli visibili. Voglio che l'utente quando clicca toggle details veda o non veda la lista, ok? Quindi c'è perché c'è uno stato, perché l'utente può fare qualcosa, ok? Quindi questo stato has been visible di default quando viene renderizzato il componente era false, ok? Quindi non vedo la lista sotto. Altrimenti, se l'utente interagisce, la lista viene vista, ok? Quindi all'interno di render, ok? All'interno della funzione di render, cosa dico? Vado a vedere lo stato. Se lo stato è visible, allora faccio block, altrimenti metto display none come stile, ok, del UL. Ovviamente un'altra delle parti fondamentali dei componenti sono gli eventi, ok? Solamente tre parole per descriverveli. Andiamo avanti. Dimenticate di jQuery, ok? Usate React, jQuery non serve, ok? Cosa sono gli eventi React? Gli eventi sono degli eventi sintetici, ok? Che funzionano in ugual misura e identicamente in ogni browser.
e fanno parte i macrogruppi degli eventi, e come ben sapete fanno parte keyboard, focus, form, mouse, touch, UI e wind. Okay? Ad esempio, se voglio fare il click su un determinato elemento, utilizzerò un click, vabbè, c'è la lista di tutti gli eventi. Esempio riguardo al componente di prima: quando clicco il bottone, ok, toggle tails, sono i dettagli che dicevo prima, cosa faccio? Ci associo un metodo del mio componente, ok, quindi con click associo il metodo handle toggle, ok. Cosa fa handle toggle? Va a modificare lo stato del componente, ok. Perché va a modificare lo stato? Perché in questo caso voglio che i dettagli siano visibili. Vedete, clicca, il dettaglio non è più visibile, ok? Quando cambia lo stato, viene automaticamente chiamata la render, ok? E noi non dobbiamo preoccuparci d'altro, ok? Il dato cambia, la UI resta in sync, ok? Altra cosa, io quando renderizzo un componente all'interno del DOM, ho sempre la possibilità, quando React fa la render sostanzialmente, ho sempre la possibilità di andare nel DOM reale e prendere quell'elemento lì. Un esempio pratico che mi è venuto in mente riguardo a riferirsi agli elementi del DOM, ok, è il, se vogliamo, quando la pagina carica, mettere un autofocus sull'elemento senza usare l'autofocus di HTML5. Quindi cosa faccio? Definisco un elemento di tipo testo, input testo, definisco un riferimento, ok, tramite il quale posso andarmelo a prendere all'interno del componente, e vabbè, faccio aggiungo una funzione on change, cioè quando clicco vado al change, ok. Come faccio a dirvi, come faccio a sapere quando è che React mi mette quell'elemento all'interno del DOM? Ogni componente ha un life cycle, un ciclo di vita. Component mount vuol dire che il componente è stato messo all'interno del DOM, ok? Quindi da DOM virtuale, effettivamente questo input è stato messo all'interno del DOM. Quindi React find DOM node, this refs my input, che è questo qua, ok? Che è dentro this refs, che sono, se voglio, dei riferimenti agli elementi che sono all'interno del DOM, punto focus. Parliamo della seconda chiave. Siamo avanti. Scusa. Come Component Mount ci sono anche altre cose. Scusa? Come è similare a Component Mount? Sì. Ci sono anche altre. Se vai, sì. Ad esempio c'è Component Wheel Mount. Sì. Poi c'è Component Wheel Props, Component Wheel Script Props, e c'è tutta la lista. Scusa? E perderai la connessione con l'Arduino. Infatti. Vai andato avanti da quel punto. Prova a riconnettermi. È perché è la parte più importante questa. No, sembra che parta proprio la Wi-Fi. Parte la Wi-Fi e si sballa tutto. Perché anche il telefono si è sconnesso. Vedi, tutto no, non è tutto così. Tutto è un ecco, qua. Allora, velocemente, dicevo prima, la rappresentazione del DOM che voi descrivete tramite la render è una rappresentazione virtuale del DOM ed è utilizzata appunto da React come rappresentazione virtuale in modo da riuscire a mutare quello che va nel DOM effettivo, okay, nella pagina,
sono le differenze tra uno stato e lo stato più. Adesso vedremo come funziona. E con questo virtual DOM noi possiamo sviluppare la nostra UI, la nostra interfaccia, pensando sempre che venga come se venga premuto refresh ogni volta, ok? Cambia il dato, facciamo refresh. Cambia il dato, facciamo refresh. Cambia il dato, facciamo refresh. Se ci pensate, pensate un attimo alle operazioni che deve fare il DOM. Quando faccio refresh mi va a, è come se mi prendesse l'HTML, lo buttasse via e me lo rimettesse nuovo. È a livelli di performance esponenzialmente terribili, ok? La rappresentazione virtuale del DOM permette di avere lo stato, ok, lo stato X. Cosa vuol dire lo stato X? Ho un determinato elemento del DOM. Lo stato X più 1, l'elemento è cambiato, ad esempio è cambiato il titolo, ok? È cambiato il titolo del post prima. E anche cosa fa? Fa la differenza tra questi due alberi, ok? Che è un problema abbastanza noto nel campo algoritmico. Fa la differenza tra questi due alberi. Vede, ok, quello che è cambiato e va a effettuare nel DOM solo le cose che sono cambiate. Ed è per questo che è così veloce. Perché JavaScript, l'esecuzione JavaScript è veloce, invece le manipolazioni DOM sono lente, ok? Quindi, facendo tutto questo in maniera virtuale, avendo un DOM virtuale, ok, facendolo eseguire da JavaScript, è molto più veloce, ok? Quindi essere capaci di rirenderizzare l'applicazione ogni volta, cambiando effettivamente solo quello che è cambiato, è la cosa più importante riguardo React, ok? Una delle cose più importanti. Esempio pratico, state n, immaginatevi questo albero come il DOM, ok? Quindi div, span, ok, altro div, scusate, input, a, eccetera, eccetera, ok? Lo state n. State n più 1, allora, cosa è cambiato? È cambiato un attributo di questo nodo qua, ok? Ho cambiato una classe. È cambiato un attributo di quel nodo lì. Ho tolto due nodi. Cosa fa under the hood sotto il... non so come si chiama. Cosa fa React sotto, ok? Va a vedere i nodi che hanno gli attributi cambiati e cambia solo gli attributi, ok? Automaticamente noi non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo toccare il DOM noi, ok? E poi cosa fa, ok? Tramite un'euristica interna va a dire se il nodo l'ho tolto, ok? Oppure è cambiato il tipo di nodo, prendo quel nodo, lo tolgo e lo sostituisco, ok? Questo permette di avere appunto una un'ottimizzazione estrema del codice che andiamo a scrivere, ok? Non dobbiamo più preoccuparci del DOM, ok? E non dobbiamo pensare come sono nostri infatti. E non dobbiamo pensare alla manipolazione, ok? Quindi abbiamo uno stato, andiamo a renderizzare l'elemento in quello stato lì. E vabbè, li spiego brevemente perché tanto non mi serve le slide, quindi sicuramente disponete il commento che così magari io ok, poi vabbè, appena riparte qua lo vedrete. Parliamo di ultima cosa, il modo di comunicare i dati tra componenti, ok? È one way. Cosa vuol dire one way? Se c'è un componente, ok, e do dei componenti figli, i dati passano solo in una direzione, ok? Non ci sarà mai una comunicazione di dati dal figlio al padre, solo dal padre al figlio, ok? E poi l'architettura von Neumann, certamente. I dati seguono un determinato flusso. Se conoscete Angular, ok? Vedi? Ok? Sapete che i dati vanno in entrambe le direzioni, two-way data binding, ok? Questo cosa vuol dire? È legato ovviamente tutto al discorso del re-rendering ogni volta dell'applicazione. Vuol dire che è molto più semplice pensare alla struttura dei miei componenti, ok? Che ricevono dati dall'alto e li possono solo dare al basso, ok?
qua c'è la slide, io ne ho va bene, e vado avanti parlando, non mi faccio vedere la slide, tra l'altro avevo dei codici per farvi vedere, ma mi sa che siamo anche off. Ok, altre cose, questo è tutto per quanto riguarda ovviamente le cose di base di React. Ovviamente React da solo lo vedete come, io lo vedo un po' come il sostituto di jQuery, non il sostituto di Angular, piuttosto che di Ember o di Backbone. Ok, lo vedo come un replacement, ovviamente che sarà graduale, ma di jQuery. Ok, e a supporto di React è stata creata un'architettura front-end, okay, per superare la mancanza di tutto il framework, che si chiama Flux, ok? E dopo, se quando condivido le slide, vedrete, ci sono i vari link. Altra cosa fondamentale, che è molto importante, tra l'altro ne parlavo anche con Giovanni qui, React dà la possibilità, tramite il metodo render2String, di prendere un componente, ok? Darlo in pasto a questa funzione, e questa funzione mi ritorna la stringa dell'HTML, ok? Come se non ci fosse il DOM, quindi torna la stringa. Quindi questo mi permette di creare applicazioni che utilizzano gli stessi componenti sia per il server che per il client, applicazioni isomorfiche, disomorfiche. Sempre nelle slide c'è un link al quale accedete e c'è un esempio di applicazione isomorfica in Node e Webpack. Tra l'altro volevo parlare anche di Webpack, non abbiamo tempo. E inoltre, altra cosa, la React Conf, che è nato quest'anno la prima volta, ovviamente perché e è stato svelato che stanno sviluppando anche React Native, okay? La possibilità di sviluppare in React per applicazioni mobile native, Android e iOS. Ok, poi ci sono un po' di risorse utili dalle quali, okay, se volete imparare a sviluppare con React, ci sono le guide da How To, eccetera, eccetera, alcuni video, eccetera, eccetera. Fine, grazie, e se avete le domande. Mi spiace per le pause, però. Vabbè. No, adesso magari ti prometto. La prima è, dicevi che l'assunto base, se vogliamo, di React è il fatto che l'esecuzione di JavaScript è molto più veloce della manipolazione del DOM. Certo. Internet Explorer molto vecchi vale ancora questo assunto, oppure un'applicazione React su IE8 muore? No, no, su IE8 tra l'altro è supportato anche a livello di eventi, è molto performante. E la seconda domanda, che è parte anche di questa, è l'uso di RAM. Cioè, il fatto che ci sia il virtual DOM mi fa pensare che c'è un'applicazione molto complessa con molti componenti. Allora, io ti posso rispondere non perché l'ho provato a sviluppare, ma perché c'è un'applicazione che si chiama Facebook che ha 2-3 mila nodi React virtualizzati e non dà assolutamente nessun problema. Ah, vabbè. Almeno no, facendo un po' di profile, un'applicazione web che è un po'. Dipende comunque anche dal browser, Dipende anche dal browser. E comunque ti posso dire che vedendo anche Instagram, se guardi tanto di profile su Instagram, allora, Facebook ha dei componenti, okay. La cosa figa, tra l'altro, per noi di React è che se volete da domani potete usarla nella vostra app in maniera incrementale. Prendete, fate un componente React e funziona, ok? Non collide con nessun tipo di framework, non collide con jQuery. Se volete dentro un componente potete usare, tramite quello che vi dicevo prima, gli esperimenti DOM, potete attaccarci dei plugin jQuery, ok? E tramite un sistema di PubSub, ok? Sapete cos'è PubSub? Alzi la mano di lo sa, che così vedo subito spiegato, ok? PubSub vuol dire pubblica, sottoscriviti a degli eventi, ok? Quindi se io faccio un evento tramite il plugin jQuery, okay, posso tramite componente React andare ad ascoltare quell'evento e aggiornare lo stato del mio componente. Okay? E per riprendere quello che dicevi tu, vedendo appunto queste applicazioni abbastanza enormi, non ho visto problemi di RAM. Se avete altre domande, vai. Sì, io attualmente sto utilizzando Knockout, non so se lo conosci. Sì. E mi piace molto perché ha avuto un binding automatico, okay.
Una grossa problematica è che con tanti elementi da renderizzare diventa pesantissimo, infatti quando aggiungi un elemento nell'array ti renderizza tutto in un disastro. Mi piace molto React, però ho un dubbio sul template. È possibile esternalizzare la parte HTML e quindi in questo modo non avere mixato la parte JavaScript e la parte HTML? Posso chiederti perché? Perché ho temo di avere a me non piace un mix JavaScript e HTML, perché riesco a avere un template fuori. Ok, questo è stato il primo, la prima critica che è stata fatta a React. Però se ci pensi, quello che tu vuoi scrivere, ok, l'HTML che tu scrivi non è HTML, sono chiamate le funzioni. Come le descrivi è simile a HTML, questo è la syntactic sugar sopra JavaScript, ok? E, al momento, che io sappia, non è possibile fare una separation di concepts tra HTML e JavaScript. Ossia, il componente, è pensato apposta, il componente ha al suo interno l'HTML, perché se tu devi andare a modificare, cioè è strettamente legato il componente, è come se tu avessi controller e views bindato tutto insieme, ok? Sì. Perché è strettamente legato il concetto. E il fatto di avere una granularità di componenti molto, molto fine, ok? Più componenti hai, meglio è, ok? In modo perché separi la complessità, ok? La separi dei componenti. Avere l'HTML all'interno, l'HTML, la rappresentazione dell'HTML all'interno del componente, secondo me, dopo anche utilizzandolo, rende molto più facile pensare al componente finale, ok? Sì, sì. Tra l'altro, sì, avrei potuto farti vedere un esempio sul codice, magari dopo ci serve un attimo, ti faccio vedere l'esempio. Vai. Uno starter kit buono, semplice da iniziare, perché c'è soprattutto la tesa un pomeriggio su React, perché cercavo una cosa che mi piaceva di avere un framework isomorfico. Ah, sei tu che avevi scritto su... Sì, ah, perfetto. Ho provato est, ho provato start. Ti ho fatto... c'è il link, avevamo pensato, ok, infatti, c'è il link sulla slide che non sono riuscito a far vedere. È un ragazzo che ha fatto appunto un ragazzo, siamo ragazzi. Un coetaneo ormai. No, che ha fatto un talk, mi sembra, in San Francisco, nel quale appunto spiegava come funzionano le app isomorfiche di React e ha messo a disposizione un tutorial su GitHub, è uno starter kit, tra l'altro ho fatto il clone prima. E vai npm start, utilizza Webpack, mi sembra, va bene, e funziona subito, vedi subito come, cioè, posso dare, è semplicissimo, e c'è link sulle slide, dopo te lo do. Okay. Altri? Posso? Vai. E, non mi ricordo, quando io voglio dichiarare uno stato, sì. Voglio ad esempio cambiare una proprietà del CSS, okay. Io posso definire all'interno della stringa da HTML display due punti, nome della variabile, oppure anzi, sì, sì, sì. E quindi dare il valore in base a una variabile. Assolutamente sì. Perché se tu vedevi prima, adesso ovviamente non abbiamo la slide, ma prima all'interno del HTML avevo fatto, andavo a prendere una determinata proprietà tramite GraphQL, ok? L'apertura e la chiusura delle graffe all'interno del J. Grandissimo ripetere la slide. Slide 1. E vai lì. E vai su quella, una a caso. Vai su. Dove c'è il codice? No, su dove c'è il codice. Su. Questa qua. Ah, scusa. No, va bene. Metti full screen, play. Ok. Allora. Componente box, ok? Passo una proprietà, ok? Cosa vuol dire passo una proprietà? Vuol dire che se voi immaginate questo box, aperta box, come una chiamata funzione, vuol dire ci passo un oggetto, ok? Con tutti gli attributi, ok? Ci passo un argomento, scusa, la funzione, che ha un oggetto che contiene titolo, due punti, stringa, lista, due punti, array, oggetto, array, eccetera, eccetera. Quando all'interno del... Ok, quindi io qua cosa sto facendo? Sto chiamando una funzione, ok, che ha come argomenti
tutti vari, dopo c'è la possibilità di vedere sul sito di React, trasformare queste in chiamate di funzione, c'è la compilazione, ok? E queste graffe vogliono dire, ok, fermati e esegui JavaScript, ok? Quindi se tu qua dentro, al posto di disk.props.title, metti qua sopra dove hai il var list, vai a capo, var display uguale stato punto, ok, è visible, e come si chiama? Apici, il lock, due punti, cioè fanno inline, vabbè, due punti none, all'interno qua magari fai style, ok, uguale, apri, gli puoi dare esattamente quell'elemento lì. Non so la risposta alla prima. Sì, e dopo quella variabile lì, in un altro, appena io lo setto come è stato, non devi ripetere un testo, facciamo finta in questo oggetto, io la modifico e automaticamente la sincronizza qua perché chiama render. Okay. Tra l'altro, se tu la modifichi quello stato, dato che è una variabile che si modifica è stato e non è proprietà, okay? Se la modifichi da un altro componente, magari più su, okay? Questo box fa parte di un figlio, okay, di un albero, e tu la modifichi da sopra, okay? Facendo render di quel componente padre, viene rifatto il render di tutti i figli, ma col sistema del DOM virtuale, la modifica, se cambia solo questa, viene fatta solo in questo nodo qua, ok? L'unica cosa che mi spaventa appunto è che usando un combo ad Angular, Ember, Knockout, cioè cosa uso per fare binding adesso che ci avrei anche l'erba? Quello sì. Non lo spaventa perché risolveremo un sacco di problemi. Allora, il consiglio che posso darti è se stai usando un framework che ti trovi bene con quello, sì, usa la problema se è come me. Appena ci sono 1000 elementi. No, ovvio, in quel caso lì React farebbe proprio il caso tuo, perché risolve questo problema gratis. Okay. L'ultimo esempio che hai fatto, sì? Il figlio sarebbe arrivato con props, giusto? Allora, il figlio, cosa intendi sarebbe arrivato? Cambia lo stato, è un esempio, è lo stato cambiato sul padre. Ok. I vari figli vengono lì reinizzati. Sì. Ma quello che è stato modificato non è stato lì, non è modificato. Assolutamente no, assolutamente no. Lo stato che modifico sul padre, che va a influire sul rendering di qualche figlio, sui figli è passato come property, come prop, ok? E nei figli la prop è immutabile e non possono cambiarla, ok? Fine, vai. Volevo utilizzare solo per un componente. Okay. Qui si occuperebbe, cioè il Shadow DOM sarebbe la rappresentazione solo dell'albero del DOM da dove è dichiarato il componente. Esattamente. Sì, da dove parti con il root, react.render, componente, se ci pensi, è il root dell'albero. Però di fianco tu ci dici su che elemento DOM vuoi andarlo a mettere dentro. Ok, sì, sì. E gli dici document tutto body, ovviamente hai tutto il DOM rifatto, ok? Due componenti distinti, cioè un'inizializzazione che ha è un no, se vuoi puoi farla anche due volte, due nodi, così si può chiamare. Mi servono due nodi distinti, esatto. Una chiamata funzione. Ciao a tutti, grazie anche a Giulio e ai ragazzi del programma di Padova per l'ospitalità. Cercheremo di essere abbastanza brevi. Mi chiamo Dario, sono uno dei founder di un'azienda che fino a poco tempo fa, due mesi fa, si chiamava New Vision, per caso qualcuno ci avesse sentito parlare. Adesso ci chiamiamo Tron e sviluppiamo un prodotto che si chiama Tron e che vi farò vedere tra poco. In realtà stasera siamo qui per condividere un'esperienza che abbiamo fatto di preparazione a un evento, era un evento live comunque importante, e che ci ha dato un po' l'occasione, durante la grafica che siamo riusciti a far partire bene, comunque ci ha dato l'occasione di fare un load test della nostra soluzione con un carico abbastanza elevato. Infatti stiamo parlando di 200.000 richieste
burst verso, verso i nostri servizi. E, parentesi veloce, noi realizziamo una piattaforma che permette di gestire contenuti multimediali e documentari indipendentemente quindi dal loro tipo su qualsiasi canale digitale live on demand per le aziende. Quindi una soluzione professionale interamente software as a service e che punta a semplificare la gestione della comunicazione e a dare, soprattutto grazie alla centralizzazione di tutte le informazioni, dei report particolarmente interessanti da cui estrarre valore dalla comunicazione. Non mi soffermo tanto su questo, è una soluzione progettata interamente per essere su cloud, quindi fa leva sulla possibilità di avere autoscaling delle varie componenti. Attualmente siamo ospitati su Amazon Web Services, ma ciò non toglie che si possa anche avere delle evoluzioni in futuro. Bello l'autoscaling, perché quindi fare load test? Nel magico mondo di Amazon e degli unicorni, essendo tutto dinamico, essendo tutto scalabile, a mano a mano che arriva a carico si aggiungono macchine, si aggiungono risorse e tutto funziona. Nella realtà questa cosa non è sempre vera, quindi innanzitutto bisogna verificare la verità di queste soluzioni, verificare che l'architettura sia effettivamente scalabile. Poi è una buona occasione per trovare delle ottimizzazioni, ovvero sicuramente aggiungere risorse permette di avere più carico da gestire, altrettanto aggiunge costi e quindi le ottimizzazioni diventano molto importanti in un'ottica di scalabilità automatica, perché permettono di avere un'efficienza economica nella, nella gestione del carico. E cosa non trascurabile, chiaramente c'è un impatto anche nei costi di manutenzione, perché il fatto di poter mettere sotto stress un'architettura che tipicamente è dinamica, abbastanza complessa, permette di anticipare alcuni failure che invece magari potrebbero capitare a fronte di un carico non atteso, perché magari una data azienda di notte senza preavviso fa un evento magari in Cina e causa dei problemi. Perché il test l'abbiamo fatto su Burst? Perché una delle cose belle che abbiamo imparato è che la fantasia dei clienti raramente ha limiti e soprattutto raramente tiene in considerazione delle caratteristiche tecniche delle soluzioni, giustamente. Quindi un esempio tipico di come un cliente decide di fare un evento live, o anche non fosse live ma fosse un unveiling nel proprio sito, la prima cosa che fa un countdown sincronizzato su tutti i computer in tutto il mondo, in modo che tutti sono lì che aspettano una paginetta con uno script JavaScript che ha 10, 9, 7, e quando arriva a 0 hai tutti i client connessi che contemporaneamente cercano e fanno delle richieste per accedere ai contenuti, e questo è il tipico profilo di quello che hai uno stato normale di utilizzo del sistema, questo è il nostro bel 100%, quello è l'inizio. Il problema del carico burst è che anche avendo un'infrastruttura scalabile, anche avendo un'infrastruttura dinamica, il tempo che è necessario per i componenti per scalare non è zero, e quindi quando arriva l'ondata, in realtà ci sono delle attività da fare preventive per essere certi di riuscire a gestire il tutto. Chiaramente le soluzioni devono essere progettate con tutti i criteri più sani del caso, quindi prevedere vari strati di crash in tutti i vari livelli, evitare il più possibile o comunque architettare e progettare non solo la soluzione ma anche i vari processi per limitare al massimo il tempo. Le scritture sono molto difficili da scalare. Le scritture sono molto difficili da scalare in sé. Le letture diventano molto difficili da scalare se ci sono stati condivisi, se ci sono delle dipendenze di sessione tra i vari nodi. Tanto più i nodi riescono ad essere indipendenti e autonomi a rispondere, tanto più la scalabilità è garantita, e poi ovviamente vanno fatte le scelte architetturali corrette. Quindi nel caso specifico noi ad esempio utilizziamo moltissimo database NoSQL, MongoDB ad esempio, perché permettono di avere delle performance molto interessanti a fronte del fatto che nella maggior parte dei casi non abbiamo interesse particolarmente avere uno schema di database, anzi c'è molto più utile avere un database schema.
Quindi, per tornare un po' a quello che è la chiacchierata di stasera, l'idea qual è? L'idea è quella di dire, sfruttiamo cloud, lanciamo delle macchine, delle istanze in giro per il mondo, ne lanciamo una certa numerosità e usiamo queste per fare delle richieste sui nostri sistemi e misuriamo i tempi di risposta. Come diceva Jeremy Clarkson prima di essere sospeso, quanto difficile può essere, che problemi ci saranno mai a fare una cosa del genere? Ok, andiamo a vedere un attimo quali possono essere questi problemi. Innanzitutto, prima di partire, dopo aver un po' concretizzato l'idea di fare questo test, subito abbiamo iniziato a affrontare le prime domande per partire. Quindi, bella l'idea di lanciare istanze in giro per il mondo, ma una singola istanza, quanto carico può generarmi? Quante istanze dobbiamo lanciare di conseguenza per fare il carico che ci serve, come le teniamo sincronizzate, perché volevamo fare un carico burst e quindi il più possibile concentrato in un atto di tempo limitato. Nella realtà dei fatti le richieste non arrivano da un unico data center, non arrivano da un unico punto, soprattutto non arrivano da un punto in cui c'è tanta banda, ma arrivano belle distribuite geograficamente in modi più assurdi possibili. E soprattutto cosa andiamo a testare? La nostra piattaforma ha centinaia di web services, ha diversi endpoint. Abbiamo scelto di testare, siamo partiti dalla cosa più evidente e se vogliamo anche quella più impattante dal punto di vista del caso specifico, ovvero una chiamata REST a un servizio che restituisce i dati necessari a riprodurre un contenuto. Abbiamo scelto uno strumento chiamato in modo orribile Biz with Machine Guns, che è uno strumento fatto da Chicago Tribune nel 2012, non mi ricordo. Fondamentalmente, a fronte di un progetto nuovo che dovevano lanciare come editore, esattamente lo stesso problema nostro, volevano fare un test di carico distribuito geograficamente, non hanno trovato gli strumenti cost effective per fare questa attività. E quindi si sono sviluppati questo strumento open source disponibile su GitHub e vedremo funziona abbastanza bene. Il criterio di base qual è? Molto semplice, ci sono quattro step. Primo, lanci le istanze distribuite. Il secondo, configuri ciascuna istanza per far sì che faccia le richieste. Si lancia il test, si aspettano i risultati, si spegne. L'obiettivo, vi dicevo, è quello di fare un test di carico a 200.000 richieste al secondo su Web Service REST e il numero in sé ha poco significato. Cerchiamo di capire, mettiamo in prospettiva un attimo questa attività, perché anche per noi in realtà il numero non è stato trovato coi dati, è una richiesta che in qualche modo ci è stata fatta esplicitamente. E quindi per iniziare anche ad avere un po' di parametrizzazione, anche per fare lo strumento, abbiamo fatto un po' di ricerche per capire quanto grande può essere o quanto limitato può essere questo tipo di dati. E la prima bella cosa che abbiamo trovato è che nel dicembre 2014 è stata fatta un progetto di comunicazione su internet della rivista Paper, magari qualcuno l'ha anche sentito parlare. È stato provocatoriamente chiamato Break the Internet perché hanno postato delle foto provocanti di Kim Kardashian, che è una persona americana, non saprei come definirla, nel senso che non è un'attrice, e una subretta americana, con l'obiettivo di appunto spaccare internet, cioè di fare una grandissima diffusione di queste immagini, grande buzz sui social media. E di conseguenza, dal lato tecnico invece, la cosa ha creato una certa... Non so se sono andato in giro. No, non credo. Perché ha generato una certa popolarità anche nell'ambito tecnico, perché la parte tecnica della rivista Paper ha scritto degli articoli su come si sono preparati a fare questo evento. Quindi... se volete leggerlo non c'è nessun problema, alla fine loro dicono, abbastanza in sintesi, il problema che loro hanno riscontrato nel fare il loro test, tra l'altro se non ricordo male hanno usato proprio Visual Machine Guns, sì, sì, è stato che il problema di fare il loro test non era tanto nel sistema, ma era che gli strumenti di test non riuscivano ad ottenere il volume desiderato e sono arrivati a usare circa 8.000 richieste al secondo.
Anche High Scalabilities, che è un blog che sono subito vi consiglio di seguire a partire da stasera, ne parla di questo, appunto, link a questo articolo, parlano appunto del fatto che lo strumento non ce la fa ad arrivare a 8.000 richieste al secondo. Vedremo tra poco che in realtà questi problemi non sono nello strumento. E altro caso molto recente che abbiamo incontrato, gennaio 2015, è accaduto un problema di DNS poisoning dalla Cina, quindi per un certo tutto il traffico che era in teoria diretto verso un certo site che sarebbe dovuto essere in Cina, in realtà è stato diretto per errore sui server di un povero disgraziato negli Stati Uniti, che appunto si è trovato in una situazione in cui il suo normale traffico gestito dai server di punto in bianco è schizzato a volumi completamente diversi, senza apparente motivazione. Anche qui la cosa carina, vediamo se... Sì, la cosa carina, anche qui è stato scritto un articolo, ha generato un po' di buzz, un po' di giro, e fondamentalmente parlava di 13.000 richieste al secondo, quindi giusto per capire quali sono i volumi. Ultima cosa, statistiche non ufficiali, quindi assolutamente numeri non ufficiali per riguardo a Google, c'è una stima che Google processi circa 40.000 query al secondo di media. Quindi, dati questi numeri, abbiamo anche capito che il target di 200.000 forse non era... non era proprio così banale da raggiungere. E per andare a vedere molto più concretamente quali sono le attività che abbiamo fatto, visto che abbiamo l'opportunità, faccio parlare direttamente Luca, che è la persona al nostro interno che poi si è occupato tecnicamente e operativamente, anche dal punto di vista della situazione tecnica, di seguire questa cosa. Vai. Grazie Dario. Cosa abbiamo fatto allora per eseguire questo test? Innanzitutto ci siamo chiesti di come testare in realtà la singola macchina che lanciamo su Amazon, perché attacchi, diciamo, i nostri server, e quindi capire che limite riesce a raggiungere. Dopo abbiamo iniziato il test verso l'architettura base, non scalato, singole istanze per capire il livello base di quanto si riesce a tenere, e dopo abbiamo fatto il test su un'architettura reale con la scalata a necessità. Istanze su Amazon possono essere di vari tipi. C'è ad esempio la T1 Micro, che è la macchina, diciamo, più piccola di base che ci dà Amazon, che è anche quella di default per il pool, e oppure ci sono anche altre istanze tipo l'M1 Small, che è un po' più potente. E quindi ci siamo dovuti concentrare anche su che taglia di macchina utilizzare e dopo su che limiti questo test portava sulle macchine che andiamo a usare, quindi se è più riferita a un limite dopo di banda o un limite di CPU. E con la configurazione default del tool di Bisweed Machine Guns siamo riusciti a raggiungere circa 150 richieste al secondo sulla singola macchina, che in realtà non sono così tante. Così ci siamo un attimo chiesti perché, siamo andati ad approfondire la cosa, e in realtà ci siamo accorti che il tool di default non richiede richieste con la compressione. Cosa significa? Che avendo un risultato da web service testuale, avere la compressione o la compressione porta un carico di banda estremamente diverso. In effetti, abilitando in realtà la compressione, si riesce a raggiungere un limite molto superiore. E quindi lato macchina, in realtà il test è risultato essere molto, molto limitato dalla banda disponibile dalla singola istanza. Con le istanze micro si riesce a raggiungere circa 600 richieste per secondo, con l'M1 Small invece 1500. Abbiamo scelto il test di utilizzare sui test dell'M1 Small perché ha una consistenza migliore di dati rispetto alla T1 Micro, perché la T1 Micro viene lanciato su ambienti molto condivisi, quindi puoi avere burst di banda, burst
anche magari importanti, però dopo va subito giù, i dati rischiano di essere molto inconsistenti, quindi in realtà di fuorviare il test. Questi sono i risultati in realtà del test, ad esempio su Evolution Small, vediamo che riusciamo a ottenere in media 1500 richieste per secondo, con tempi di risposta al 99%, è estremamente buono. Quindi e la macchina è tarata, diciamo, giusta per quel limite. Architettura base, lanciare quindi le macchine su una regione differente. Abbiamo come endpoint architetturale l'Elasticload Balancer, che è in realtà un balancer di Amazon, è un servizio su cui dopo si possono agganciare macchine proprie per dare i servizi. Prima di tutto c'è lo strato di caching e dopo il strato applicativo. Strato di caching che fa anche da bilanciamento rispetto alla parte applicativa. Allora abbiamo avviato il primo test, abbiamo raggiunto con l'architettura base circa 2500 richieste per secondo. E a livello di sullo strato di cache abbiamo raggiunto in realtà la saturazione della CPU. Quindi quello significa che se lato macchine che vengono provvisionate per lanciare i test abbiamo un limite di banda, in realtà lato servizi abbiamo un limite di CPU. E inoltre parte applicativa, che cosa abbiamo osservato? Che sì, facciamo cache, però in realtà riceviamo dei burst sulla parte applicativa, perché comunque la cache non è ancora popolata, scade e così via. Inoltre, ricordiamoci che il nostro limite era delle 200.000 richieste per secondo, con macchine che ne tengono 2.500, servono tante istanze. E abbiamo ritenuto che fossero troppe e un po' complicato anche da gestire dopo effettivamente in produzione. Abbiamo migliorato anche politiche di cache per non ricevere anche i burst sulla parte applicativa, per salvaguardare quindi i nostri server. Abbiamo applicato dei lock sulla chiave di cache, quindi cosa significa? Che se due richieste contemporanee allo stesso elemento, la prima passa alla parte applicativa e la seconda si blocca fin tanto che non viene restituito il dato, in modo che la parte applicativa sia salvaguardata. Inoltre, in caso di aggiornamento della cache, può essere anche sufficiente restituire il dato vecchio della cache senza attendere che sia rigenerato quello nuovo. In questo modo, CPU abbiamo visto che abbiamo raggiunto la saturazione, abbiamo cambiato la taglia della parte di bilanciamento e di caching e l'abbiamo portata a una taglia che è più ottimizzata lato CPU che su Amazon, ad esempio la C3 Large. Bisogna stare attenti quando si lanciano questo tipo di test su Amazon, perché l'endpoint è un Elastic Load Balancer, che è un servizio elastico, e quindi anche questo servizio ha bisogno o di essere prescalato o comunque di dare il tempo necessario per scalare, perché avere comunque il picco è un problema per noi, però è un problema anche per i servizi di Amazon. E quindi quando si fanno questo genere di test bisogna sempre aumentare piano piano il carico e tenere un monitorato che stia scalando effettivamente, magari monitorando il IP o comunque il performance dai sistemi di monitoraggio che il cloud ci offre. Cambiato la taglia e abbiamo raggiunto circa 10.000 richieste per secondo, quindi obiettivo 200.000 è già più semplice, sono necessarie 20 istanze anziché le 80 di precedenti. Però bisogna sempre stare attenti, perché lanciamo i test e vediamo una marea di errori. In realtà, più che errori, vediamo tante richieste che il pool ci indica come fallite. Abbiamo controllato log del balance di Amazon, controllato log della parte di cache e parte applicativa. Però non abbiamo in realtà mai riscontrato errori guardando
su questi punti. Perché? Perché in realtà gli errori, o meglio, le richieste marcate come fallite, non erano veramente delle richieste fallite. Visto che Machine Guns si occupa di provisionare istanze abbastanza in giro per il mondo e lanciare Apache Bench su ogni singola istanza in realtà e tenerle sincronizzate. Apache Bench però tagga come richieste fallite le richieste che hanno la dimensione della risposta che è differente rispetto alla media. In questo modo, se c'è comunque la risposta che ha un body che ha una dimensione che varia, questa è marcata come fallita. Visual Machine Guns non restituisce questo errore come attento che in realtà non è che la richiesta sia fallita, ma semplicemente ha una lunghezza diversa, la marca semplicemente come fallita. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo comunque modificato il tool, fatto una richiesta, una pull request verso su GitHub e ce l'hanno anche approvata, quindi adesso diciamo che quando si lancia in tool si riesce a vedere anche effettivamente se le richieste fallite sono richieste effettivamente fallite o se sono delle finte richieste fallite per questioni di lunghezza delle risposte. Abbiamo controllato se la risposta dei parametri di Amazon fosse lineare, perché è una nostra supposizione che aumentare il numero di macchine il carico aumenti linearmente, ed effettivamente abbiamo visto che aumentare comunque il numero di balance ci porta ad avere richieste per secondo che aumentano linearmente, mantenendo comunque delle richieste a 99% molto buone. Parte applicativa, a questo punto ce ne siamo dimenticati. Ottimizzazioni lato cache, ottimizzazioni di taglie e così via, in realtà ci hanno portato a trascurarla da tutte le analisi successive perché non riceve più richieste a questo punto. Il nostro obiettivo è sempre quello delle 200.000 richieste per secondo e lanciamo un test. In realtà abbiamo avuto problemi con l'orchestratore. Perché abbiamo notato che comunque lo lanciavamo da una macchina virtuale il nostro headquarter, però superando un centinaio di istanze la CPU saturava ed era inusabile, non permetteva più di proseguire con il test. Allora abbiamo spostato anche la parte orchestrativa, diciamo, direttamente su Amazon, su una istanza anche bella grossa per poter gestire. Anche su Amazon in realtà abbiamo avuto problemi a gestire e salire ancora con le istanze, perché comunque arrivando a circa 200 il software inizia a crashare con eccezioni che sono un po' critiche, sarebbe da indagare un po' più a fondo sul codice. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso il test in due lanci in parallelo da un centinaio di istanze e poi aggregato i dati al fine di arrivare all'obiettivo. Questo è il grafico della running uscita da parte dei balancer. E qui sono 17 giga al minuto come scala, che significa comunque in gigabit che abbiamo erogato 2 gigabit e 1 di web services compressi con oltre 600 mega invece di banda in ingresso. I web services, soprattutto compressi, non hanno una grande dimensione, si parla veramente un kilobyte o poco più. Comunque abbiamo raggiunto i 200.000 anche i test in produzione. Spiego un attimo questa battuta, nel senso che abbiamo fatto l'attività di test qualche giorno prima poi di effettivamente l'evento e abbiamo verificato che la cosa funzionasse e quant'altro. Poi nel giorno in cui c'era proprio l'evento era il pomeriggio, al mattino un
per dimostrare grande confidenza col lavoro fatto, abbiamo lanciato il load test in produzione direttamente, esattamente gli stessi valori. E effettivamente non c'è stato nessun problema. È stato, no, era la dimostrazione del fatto che comunque il lavoro era stato fatto bene da qui. Eravamo sicuri di aver fatto il massimo e alla fine, se avessimo avuto il problema nell'hard test, avremmo semplicemente scoperto con qualche ora di anticipo un problema che avremmo avuto dopo sull'evento. Quindi era meglio scoprirlo prima che non poi durante l'evento stesso. E qui in produzione eravamo arrivati a 205 di grado. Questa non è, forse non è, giusto. E anche i tempi di risposta erano molto buoni. Ah, ok. 100-150 minuti. Ma poi alla fine dobbiamo sentire la loro. A livello di carico sui balancer eravamo all'interno di parametri buoni, perché comunque il CPU era intorno al 75% e vanno in uscita dalle singole macchine, un po' sopra i 100 megabit, quindi lavoravano, però non erano così sotto stress. Infrastruttura definitiva, quindi abbiamo messo 20 macchine. E per la parte di cache, bilanciamento, parte applicativa abbiamo portato, aumentato qualcosa e richiesto ad Amazon il pre-warm degli NP perché si trovassero tutti anche loro. Il costo di tutto questo, di lanciare le macchine, banda e comunque scalarci l'infrastruttura per i test, è stato comunque abbastanza economico, perché è qualche centinaio di dollari. Sul centinaio di dollari. Sì. Il giorno di lavoro sono tante ore investite per riuscire a mettere in piedi la competenza e la conoscenza per farlo. Adesso infatti siamo pronti per farlo anche su altri servizi che ci serve. Sì, il problema è lanciare il primo test, perché dopo anche quello in produzione è stato una volta che sai come giostrarti, si riesce a gestire la cosa abbastanza facilmente. Vabbè, questo è quello che è avvenuto durante l'evento come profilo di traffico. Quindi è andato effettivamente come si aspettava, nel senso che è stato l'esempio tipico di burst request. A una certa ora si sono collegati. Domande, curiosità o altro? No, volevo chiederti, prima hai parlato di schema adesso, schema, sì. E come mai era per voi, sì, è stato per voi lo stesso meglio che la schema adesso? Allora, nella nostra soluzione noi dobbiamo gestire documenti nel senso ampio del termine, nel senso che sono possono essere dei video, possono essere delle immagini, possono essere degli audio, possono essere dei file Excel, dei file Word, dei file zip, possono essere in alcuni casi live, in alcuni casi sono solamente degli on demand. E quindi in realtà la struttura del dato da gestire non è costante. E tra l'altro il tipo di approccio che abbiamo noi, MongoDB è un document-db, e si sposa molto bene con la nostra esigenza, nel senso che è particolarmente ben orientato proprio per poter fare tipi di interrogazioni per questo genere di richieste. Poi oggettivamente online si leggono peste e corna su MongoDB, anche se in realtà molto spesso queste critiche spesso sono legate al fatto che o non si conosce lo strumento o lo si sta usando per fare cose che non sono assolutamente adeguate allo strumento. Quindi in realtà la soluzione è bella, solida, stabile, scala bene, molto pratica da sviluppare, perché ha comunque un modello di comunicazione molto semplice. Non è perfetto. Ma avete trovato qualche difficoltà nello sviluppo con MongoDB? Nello sviluppo direi no, assolutamente. Non so anche. Noi abbiamo un replica set da 3 macchine, ma abbiamo già fatto verifiche anche con più 4 macchine, ma non abbiamo l'utilità in questo momento. In realtà abbiamo più cluster in replica set da 3 macchine.
abbiamo guardato per lo sharding, per come scalare ad andare avanti, perché in questo momento non abbiamo bisogno. C'è anche una domanda. Sì, io volevo chiedervi, ma la scalabilità delle macchine Amazon l'avete ottenuta a runtime o le avete accese tutte prima? Allora, per fare la parte di load test, chiaramente la parte quella delle macchine che vengono create per fare il carico è stata fatta manualmente. Certo. Il test, quello diciamo, la fase 2, cioè il test sull'architettura prototipale, quell'architettura prototipale l'abbiamo attivata e spenta. In produzione ci sono le regole di bilanciamento automatico, di scaling automatico, quindi quando le soglie di carico superano un certo livello vengono provvisionate nella macchina. Quanto è durato? Cioè, quanti eventi avete misurato durante lo spike? Cioè 200.000 al secondo è picco. Beh, allora, noi abbiamo fatto il load test, sì, a 200.000 richieste al secondo, poi l'evento in realtà non ha raggiunto quel volume, è stato più basso. Non è stato l'evento più grande che abbiamo gestito. Per capire, è durato un minuto, 10 minuti, un'ora? Allora, il profilo tipico degli eventi, sì, poi bisognerebbe distinguere le tipologie di evento, però un classico unveiling, una presentazione di qualcosa, un sito che ad un certo momento diventa attivo con le informazioni, tipicamente ha proprio il picco di carico negli istanti in cui c'è l'unveiling e poi circa 2-4 ore di coda. Il profilo è veramente simile a questo, nel senso che può esserci un po' più di schiena, però in realtà nel giro di poche ore, 4 ore, inizialmente torna ad un carico che è ordini di grandezza diverso rispetto al picco. In realtà dipende molto dall'evento, nel senso che questo è uno one shot. Poi ci sono degli eventi fisici che sono magari composti, che so, un convegno, un congresso, un salone dell'auto, che ci sono non una presentazione, ma ce ne sono varie e chiaramente ci sono diverse spike. Tipicamente, almeno nella nostra esperienza, nel giro di una settimana si torna ad un regime regolare. Però onestamente penso che dipenda veramente tanto dal tipo di evento. Ah, ma volevo capire, questo qui è 200.000, che è un numero chiaramente molto alto. Poi, sì, esatto. In realtà, ripeto, non è stato l'evento più grande che abbiamo gestito. Certo che questo genere di numerosità si hanno quando si ha a che fare con brand di visibilità internazionale che fanno degli eventi con grande visibilità. Cioè, non so se ho risposto. Sì, sì, abbastanza. Allora, anche a Amazon ha bisogno di scalare mentre no? Io non ho capito benissimo come avete fatto a fare il burst con lo scaling, con l'elastic scaling di Amazon che impediva di farlo in realtà. Beh, per l'evento bisogna avvisarli prima. Ah, ok, cioè, una cosa. Perché altrimenti dovresti fare scalare tu. Quindi inizi un po' richieste, aumenti del 50% ogni 5 minuti, ti consigliano. Prima dell'evento. Ma anche durante il test di carico. Se non lo fai, quello che accade è che a te arriva l'onda e... No, in realtà hai che... Hai un degrado di performance, inizia a avere qualche richiesta con il tema piuttosto che qualche status di errore, nel tempo che serve ad Amazon di stanziare le macchine. Non c'è una garanzia su questa cosa, però generalmente è una cosa che sta nell'ordine dai 2 ai 5 minuti come range di tempo, che però possono essere tanti, nel senso che se tu, questo però è un profilo tipico di un evento che in qualche modo è programmato o è programmabile, cioè in qualche modo tu sai che avrai tutti gli spike, perché l'ordine di grandezza del carico è completamente diverso, mentre in un utilizzo di produzione regolare qui hai magari uno spike anche elevato, però raramente ti trovi di fronte a un profilo di questo tipo per un'attività che non è stata programmata in un certo modo. E quindi vi faccio un esempio diverso. Noi abbiamo ospitato qualche anno fa, avevamo del materiale relativo a Schumacher
ospitata la nostra infrastruttura, quando c'è stata girata voce del fatto che Schumacher sarebbe tornato in Ferrari e cose del genere, c'è stato un grande interesse da parte della comunità verso Schumacher e c'è stato un incremento di carico importante, cioè si è visto molto di più. Però è più morbido, è molto più, cioè hai tutto il tempo di scalare e comunque non hai un salto di tre ordini di grandezza del campo. Qui sei già morto se non ti prepari il tiro. Sì, sì, no, è quello che... Però è un evento molto particolare. Può succedere che un cliente completamente impazzito decida di fare un evento assolutamente di civiltà internazionale senza avvisare niente nessuno. Sì, può succedere. No, non ci vuole succedere. Ma il supporto che dà Amazon su queste Steel Burst è una cosa che esiste oppure l'avete dovuto chiedere? È documentato nel sito. Di solito sono cose scritte molto in piccolo, però fondamentalmente se voi guardate, se voi leggete con molta attenzione le pagine dei servizi di Amazon, con alcuni servizi, specialmente quelli che proprio possono avere magari anche un impatto molto visibile verso l'esterno, poi siamo alla Content Delivery Network, ci sono delle modalità consumo, ci sono delle modalità in cui puoi in qualche modo prepagare o comunque puoi avere degli accordi, ma loro ti scrivono anche quando c'è o un evento, proprio evento, nel senso che c'è una situazione specifica in cui hai bisogno di un certo carico, oppure devi fare delle richieste particolari, di contattarli perché ti danno, perché è una cosa su cui specialmente un'azienda che non è molto, che non ha esperienza in questa materia, ha bisogno di essere affiancata. Da questo punto di vista loro supporto tecnico specialistico è anche molto. Sì, quindi non era previsto tecnicamente un supporto che la diverso pubblico? Sì, beh, sì, lo so, sì, no. Potrebbe anche essere visto che un attacco, no? Allora, è un'ottima osservazione, nel senso che lo strumento in sé, ad esempio, quello che abbiamo utilizzato noi, se voi andate nella pagina di GitHub, troverete scritto una specie di nota etica, usate il load test solo sulle vostre piattaforme, perché fare load test verso altre piattaforme non è un aiuto a donare un service. Ma sì, ne si può avvisare, attenzione che questo genere di carichi, neanche lo vede, nel senso sono carichi importanti, molto importanti, però considerate l'economia di scala di Amazon, il dimensionamento di scala di Amazon, non sono cose che in qualche modo fanno scattare gli alert particolari, quindi dal punto di vista di avvisare loro del monitoraggio viene richiesto, noi l'abbiamo fatto perché è una best practice, è giusto che lo facciano, però in realtà non penso ci siano grossi problemi a fare anche questo volume di accessi. Perché quello che pensavo, comunque quando acquistate una macchina virtuale ci sarà un tempo per cui il cliente decide non voglio che scali per questo, ma può essere. Sì, si possono definire sia le regole con cui si... Allora, innanzitutto la cosa bella di Amazon è che si possono usare le facility che loro danno a disposizione che in qualche modo ti agevolano il lavoro, oppure puoi fare manualmente tutto. Noi siamo un po' delicati, quindi la maggior parte delle volte facciamo manualmente tutto, abbiamo i nostri regolamenti. Però anche volendo utilizzare la loro soluzione, ci sono tipicamente la soglia oltre la quale fare lo scale up, la soglia sotto cui fare lo scale down e ovviamente c'è il cap. Puoi dire aumento le macchine, ma fino a 100 macchine, 5 macchine. Poi vi dico una cosa che comunque vi condivido come esperienza vissuta, scalabilità infinita non esiste per nessuno, Amazon compresa, quindi capita di chiedere ad Amazon dammi la macchina e Amazon risponde mi dispiace, non è una cosa frequente, specialmente se si usano 10, 20, 30 macchine, non succede, noi abbiamo certo volume di istanze, anche con alcune istanze magari non proprio famose in Europa, come tipo di taglio magari non molto popolare, può capitare, ci sia una richiesta su cui va gestito il fornello. Dall'altro lato la flessibilità che dà, no? Diciamo prendere Amazon come brand, ma
avere progettato un'infrastruttura che sfrutti cloud dà delle flessibilità della catena. Permette di creare un ambiente, testarlo, distruggerlo, creare due o tre ambienti al lavoro, avere l'ambiente di sviluppo di quality acceso dalle 8 di mattina alle 6 di sera, poi scritto. Noi avevamo un'infrastruttura di proprietà, per noi il passaggio a cloud è stato un grande passo in avanti. Anche economicamente è stato un grande passo in avanti, nel senso che abbiamo risparmiato un sacco di soldi. La mia domanda è riguardo ai vari livelli di cache che avete detto di avere nella vostra infrastruttura. Quando avete creato questi test automatici di caldo, avete fatto l'esempio di get content data, si chiama model service. Questo get content data ha dei parametri per cui cosa vuoi prendere. Avete usato un singolo parametro, cioè tutte le 200.000 richieste che si chiedevano un piccolo subset di cosa, oppure avete scattagliato equamente sulla vostra base dati del chiesto. Cioè, stesso web service, quei parametrizzandolo per tutta la base dati. Il caso specifico è abbastanza semplice, nel senso che è un servizio non autenticato e la firma, nel caso specifico dell'evento, la firma della chiamata afferisce sempre, non dico uno stesso prodotto, ma ci sono un set di chiamate che sono necessarie per rendere quella pagina e sono sempre quelle. Quindi è molto facile da pensare. In realtà, più in generale, i servizi della nostra piattaforma sono pensati come firme e come modo in cui sono costruiti i passaggi di parametri proprio per sfruttare i possibili caching. Quindi, tutte le chiamate che è giusto che abbiano la stessa risposta al fronte degli stessi parametri passati, che viene usata come chiave per fare caching. Poi abbiamo tutte le riscritture di strati che vedete in quello strato, ad esempio prototipale di Nginx in mezzo, è perché applichiamo tutta una serie di regole di manipolazione dell'URL custom proprio per permettere di avere dei URL che siano facilmente cacheabili o facilmente invocabili. Quindi noi manipoliamo moltissimo l'URL del suo percorso. Questo è chiarissimo, è proprio questo che ho chiesto, perché se i disk chiedete con gli stessi parametri, le richieste erano assolutamente soddisfatte per i primi livelli più alti. Allora non potete dire la mia piattaforma gestisce 200.000 richieste a settimana, perché le gestisce con quei parametri. Se voi cambiate i parametri, vi vanno giù le richieste fino certo, a base, e allora condivideremo anche. Dove avete testato? Allora, questo load test è stato una cosa molto recente, perché siete parlati di febbraio, abbiamo avuto per ora l'occasione di applicarlo solamente alla parte, diciamo, più di erogazione di servizi. Infatti adesso che abbiamo messo in piedi tutta l'infrastruttura e l'architettura per poterlo fare in modo più ampio, abbiamo in programma quello di fare una serie di approfondimenti. Faccio un esempio sull'altra scala dello spettro. Se facciamo un load test su richieste di diciamo di scrittura, chiaramente tutto il percorso di cache può essere fondamentalmente usato e quindi si va a testare il lower end di tutta l'architettura. E poi ci sono tutte le sfumature in mezzo, quindi ad esempio delle ricerche su contenuti sono cacheabili fino a un certo punto. Dipende. Quindi ci sono i vari step da fare assolutamente. Quindi lo scopo non è tanto quello di dire 200.000 richieste al secondo siamo tanto bravi, ma è quello di dire anche con l'obiettivo semplice di testare una cosa apparentemente facile, in un modo apparentemente facile, ci sono state delle scoperte da fare, abbiamo dovuto fare un po' di lavoro e anche abbiamo imparato grazie a questa cosa, partendo proprio dall'esempio semplice, abbiamo visto delle ottimizzazioni importanti da fare. Perché? Perché sapendo ad esempio anche nella semplice chiamata che abbiamo testato, la variabilità dei dati del backend è limitata e soprattutto è accettabile un offset di secondi nell'aggiornamento dell'output verso l'utente finale. Quindi la politica di cache che si può impostare per quel genere di chiamata può sfruttare questa cosa e quindi assorbire tutto il carico del frontend. Inizialmente non era così. Infatti il primo test fatto ci ha mandato al 100% CPU il backend dietro. Quante richieste fossero, sinceramente non mi ricordo, l'aveva fatto l'infrastruttura prototipale, più era una macchina, ma ha fatto migliaia di richieste, secondo me. Ci
c'è molto lavoro da fare, questo è il primo step, e adesso dobbiamo andare. Grazie.